Zero for Peace è una campagna che è stata avviata dal Movimento Umanista nel 2007 per fermare l'installazione di un sistema di difesa missilistico americano in Repubblica Ceca. La finalità era proprio arginare e contenere una tendenza al riarmo che poi si è vista negli anni a venire. Oggi Euro for Peace è un fronte di azione umanista che si unisce a quel coro di associazioni e persone nel chiedere al governo russo un immediato cessate il fuoco e alla comunità europea di essere parte attiva nella mediazione diplomatica, rinunciando all'invio di armi al popolo ucraino. Nel 2008 furono tante le personalità che ci aiutarono, e tra queste anche Vittoria Agnoletto, all'epoca europarlamentare. E oggi è proprio con Vittorio Agnoletto che continuiamo quel discorso cominciato 15 anni Intanto fa. grazie mille per la disponibilità. Vittorio Agnoletto, membro del direttivo di Medicina Democratica, docente di globalizzazione e politiche per la salute presso l'Università degli Studi di Milano. Cosa pensi tu di questa situazione? Ma io ho un approccio, definiamo, medico verso questa situazione. In medicina, quando ci troviamo di fronte a una situazione d'emergenza, prima di tutto bisogna intervenire per evitare che la malattia evolva, il paziente stia sempre peggio ed arrivi al decesso. Una volta quindi che si è intervenuti nell'emergenza, poi però, per riuscire a curare quella malattia, per poter fare una prognosi e decidere che terapia utilizzare, bisogna scoprire l'eziologia, cioè la causa di quella malattia. E io credo che questo approccio medico valga anche per la situazione attuale. Quindi oggi la prima cosa da fare è mandare aiuti, aiuti umanitari alla popolazione ucraina, e quindi penso a cibo, a strumenti sanitari, a vestiti, a tutto quello che è necessario. E questa è una macchina che sembra che si stia attivando molto. È una macchina che si sta attivando molto, è una macchina che sta coinvolgendo milioni e milioni di persone, e che dimostra come la solidarietà e la sensibilità sono molto più diffuse tra le popolazioni che rispetto ai governi. Pensiamo a quello che sta avvenendo in queste ore, per esempio, in Polonia, in Ungheria, in Repubblica Ceca. Quella popolazione che si è attivata per raccogliere coloro che stanno scappando dalla guerra è quella stessa popolazione che contro il proprio governo accoglieva i migranti che scappavano dalle guerre del Medio Oriente e che invece i loro governi mantenevano al di là di una rete, avevano schierato l'esercito per impedire ai migranti di entrare. Quella popolazione disobbediva, accendeva le luci nei propri appartamenti, nelle proprie case per dare il segnale: qui vi possiamo ospitare. Ed oggi accoglie quelli che scappano dalla guerra dell'Ucraina. Quindi questa è la prima cosa da fare da noi che stiamo, da parte nostra che stiamo lontani, raccogliendo materiale, inviandolo, e da parte invece di chi confina con questo paese. Secondo aspetto è quello di una iniziativa politica di pressione forte, e in questa direzione vanno anche le iniziative, le manifestazioni che ci sono state in tutto il mondo, affinché si riapra una via diplomatica, affinché i nostri governi e l'Unione Europea non diventino parte integrante della guerra, come lo stanno nei fatti diventati, inviando delle armi, ma invece diventino e si offrano come punto di riferimento per cercare una mediazione. Io credo che queste siano le cose importanti e urgenti da fare oggi. Dopodiché, quando ci siede a un tavolo, allora non si può più però ragionare solo su hic et nunc, qui e ora, quello che accade in questo momento. Bisogna riavvolgere il filo della storia e tornare indietro.
a vedere quello che è accaduto. E l'intervista che avevamo fatto insieme 15 anni fa purtroppo è stata profetica, ma non per merito mio, per la tragedia che la storia ci ha riservato. Quando dicevamo, guardate, che se si va avanti con l'idea dell'allargamento della NATO, se si va avanti con l'idea di uno scudo spaziale dentro la NATO rivolto verso l'est, individuando il nemico a est, questo porterà a un aumento di tensione, a un ritorno sotto forme diverse della guerra fredda, ed è quello che poi è avvenuto. E quindi oggi solidarietà, diplomazia, denuncia senza se e senza ma dell'invasione russa, su questo non c'è assolutamente dubbio, nessuna situazione si può risolvere con l'invasione e con la guerra, e poi però per chiedere alle parti confliggenti di sedersi a un tavolo bisogna avere il coraggio di andare a vedere dietro che cosa è accaduto e anche quali responsabilità ha il mondo occidentale. Dov'è che l'Europa potrebbe fare di più nella diplomazia in questo momento? Ma quali vie diplomatiche sono state aperte in Europa? Ma quali? Ci rendiamo conto che in questo momento i paesi che si sono fatti avanti per cercare di proporsi come ambito d'incontro sono la Turchia, che continua a massacrare e a privare i curdi di un territorio. Macron, perlomeno diciamo formalmente, tenta delle telefonate che però sembrano più delle minacce. Allora, per aprire un negoziato devi essere credibile. Se sei diventato parte del conflitto, perché se mandi delle armi è perché qualcun altro usi quelle armi contro quella a cui stai telefonando. E quindi come puoi pensare che quella a cui stai telefonando ti veda come una terza parte che può apparecchiare un tavolo per cercare una soluzione di pace? E quindi ci stiamo dicendo che nel momento in cui l'Europa invia armi, in automatico sta chiudendo ogni via negoziale. Beh, ma nei fatti è così. Nel momento in cui l'Europa invia le armi, l'Europa diventa parte del conflitto e non solo. Speriamo che si fermi qui, perché poi la storia umana è stata segnata sempre da singoli fatti che hanno fatto precipitare la situazione. Se un domani un militare europeo che sta trasportando armi su treni, aerei o cose del genere dovesse essere colpito dai russi, che cosa succede? Una reazione dell'Unione Europea scatta la terza guerra mondiale. Altro che giocare col fuoco, si sta giocando col nucleare. Tu devi avere una credibilità rispetto ai due che stanno svolgendo il conflitto per potergli dire, in base alla mia credibilità, io mi invito a sedervi e a cercare delle soluzioni. E questo è quello che va fatto. E invece l'Europa, su spinta degli Stati Uniti, ha scelto un'altra strada e si è collocata in una situazione dove in questo momento non può essere quella che lavora per la pace. E ripeto, trovo veramente incredibile che a cercare di apparecchiare la tavola dell'incontro sia la Turchia, che tratta i curdi come tutti sappiamo, piuttosto che Israele, che bombarda sistematicamente e occupa da decenni la Palestina. Che bombarda Gaza, cioè non è credibile questo tipo di situazione. Ecco. Però il dire questo e mostrare il dissenso dalle scelte che stanno facendo i nostri governi non significa arretrare di un millimetro rispetto alle responsabilità di Putin e dell'oligarchia, del governo russo, e non significa arretrare di un millimetro, ma anzi continuare ad andare avanti negli elementi concreti di solidarietà da realizzare verso il popolo ucraino. Ti chiedo un'altra cosa, secondo te com'è stato possibile che in 2 settimane l'opinione pubblica si sia così divisa proprio rispetto all'invio delle armi in Ucraina, creando di nuovo una polarizzazione nel dibattito? Io sono molto preoccupato, in particolare per quello che sta avvenendo nel mio paese, in Italia. Siamo di fronte a un pensiero unico che cancella
l'elemento fondamentale della vita umana che separa gli umani dagli animali. Il diritto di critica è la dialettica di pensiero. E non mi sto riferendo solo unicamente alla guerra. Sto riferendo anche ai 2 anni precedenti. Come è stata gestita la pandemia? Io ho alle spalle un manifesto di una campagna europea, io sono uno dei coordinatori della campagna europea Nessun profitto sulla pandemia, diritto alla cura, per far arrivare i vaccini in tutto il mondo e per sospendere i brevetti. Noi ci siamo trovati di fronte a scelte dei governi europei incredibili. Sono i più grandi alleati delle grandi aziende farmaceutiche, di Big Pharma, garantiscono questi profitti stratosferici e impediscono che il sud del mondo possa avere a disposizione i vaccini e quindi permettono al virus di continuare a diffondersi e di moltiplicarsi. E in Italia la gestione della pandemia chi è stata affidata? A un generale. E prima della guerra abbiamo avuto un ex presidente del Consiglio, oggi senatore a vita, che diceva la pandemia va affrontata come una guerra e i media devono attenersi a una situazione di guerra e quindi limitare la loro libertà d'espressione. Allora che senso ha che noi parliamo di opinione pubblica? Perché rimangono i sondaggi? Quando tutti i canali, i principali canali televisivi, tutti i principali mezzi di comunicazione dicono la stessa cosa, usano le stesse parole, usano gli stessi titoli, usano le stesse immagini. E dove su quei grandi mezzi di comunicazione non c'è possibilità di dialettizzare. In questo momento di dire una cosa semplicissima, no? Questi 3 punti fondamentali. La condanna di Putin, punto numero 1. La solidarietà col popolo ucraino, quella concreta, e punto terzo, però guardate che anche noi abbiamo le nostre responsabilità come paesi occidentali, come Europa e come NATO. Non abbiamo fatto, su 2 cose abbiamo la responsabilità. Una, sulle scelte della NATO, l'allargamento continuamente a est, l'idea di vivere la Russia sempre come un nemico, l'idea di circondarla potendo mettere anche strumenti nucleari che potevano mettere a rischio poi, no? La sicurezza della Russia o comunque come la Russia si percepiva la propria sicurezza e più nemmeno come gli Stati Uniti si sono sentiti messi a rischio quando dovevano essere installati i missili a Cuba, pensiamo se fossero installati i missili a Messico o in Canada, quindi quello, ma poi noi come Europa abbiamo anche un'altra responsabilità. È 8 anni che va avanti la guerra nel Donbass, nell'Ucraina orientale dell'est. È uscito un report molto interessante, ma nel 2019, di Save the Children, fatto grazie al sostegno del governo canadese e di fondazioni canadese, non di governo e fondazioni europee, che illustrava quella che è la vita dei bambini, dei ragazzini e delle ragazzine dentro il conflitto del Donbass. Nulla. Non ci ha riguardato assolutamente per nulla, come non ci ha riguardato il fatto che l'Ucraina, prima della guerra, era 74esimo posto nella scala di indice umano, quindi che mette insieme l'accesso all'istruzione, alla sanità, il reddito e via dicendo, alle porte dell'Unione Europea. Ci sono stati alcuni progetti di solidarietà che vanno avanti da anni in ambito medico e via dicendo, ma da parte degli stati. Ecco, allora, discutere queste cose non significa tirarsi indietro sugli aiuti, ma significa che la consapevolezza di questa storia ci può aiutare a svolgere un ruolo di mediazione più consapevole. Che effetto ti fa proprio come persona essere arrivati a una situazione di questo tipo? Stiamo male. Si sta male e io come proprio persona, singolo, in questo momento non vivo tanto il terrore della guerra nucleare, quanto quello che mi angoscia è la difficoltà nel trovare degli strumenti per poter intervenire, aiutare coloro che hanno il paese invaso, che scappano, che stanno male e portare un contributo alla costruzione di ponti. E quindi, per esempio, sono stato molto contento che poco prima del nostro incontro, grazie a un'agenzia di informazione con cui collaboro regolarmente, mi riferisco a Presenza, mi è
arrivato il messaggio di Yuri Shelyanzenko, che è del direttivo della rete pacifista internazionale War Behind War, che vive in Ucraina. È ucraino. E ho proprio pensato, questo messaggio lo dobbiamo far girare, perché è un pacifista che di fronte a una situazione drammatica come quello che sta dicendo, vivendo il suo paese, ci dice non abbiamo bisogno, non dovete inviare le vostre armi, che aumentano il rischio di morte. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra collaborazione, di uno sforzo diplomatico intenso. È molto chiaro, parla, dice che non ha bisogno di blocchi militari, dicendo. Io chiarissimo. Voglio, questo messaggio mi è arrivato oggi, voglio vedere domani quante delle grandi televisioni nazionali italiane, quante dei grandi mezzi di comunicazione riprendono questo appello. Magari certo a fianco dei corpi di coloro che sono stati colpiti dalle bombe, delle case distrutte, sicuramente, ma c'è anche questa realtà. E contemporaneamente c'è un appello che viene dal movimento pacifista russo, che paga di persona anche loro questa scelta, no? Perché vengono arrestati. L'altro giorno è uscito un appello di 1500 colleghi medici, che in nome proprio del giuramento di Ippocrate che hanno fatto, chiedono una sospensione della guerra. Quanto spazio dà l'Occidente a queste voci? Quanta valorizzazione di queste persone che rischiano, rischiano moltissimo, in un posto e nell'altro ad assumere queste posizioni. Quanta sponda diamo? Che cosa può fare il cittadino e che cosa suggeriresti di fare come azione? Però prima di parlare del cittadino facciamo una battuta molto semplice, che se qualcuno nel passato ha detto che la guerra è la prosecuzione con altri strumenti della politica, no? Noi dobbiamo ribaltare questa famosa frase storica e dire che ci sono momenti in cui la politica deve essere il proseguimento con altri strumenti della guerra, deve poter essere il proseguimento con altri strumenti della guerra, cioè tacciano le armi e la politica e la diplomazia riprendano il proprio ruolo. Il cittadino, ma intanto diciamo che cosa non deve fare. Noi non abbiamo, non noi, gli ucraini e chi sta soffrendo dentro questa guerra non ha bisogno di tifoserie. Di tifoserie scalmanate che si confrontino violentemente, scimmiottando e riproducendo quel conflitto in giro per l'Europa, le nostre città, nei nostri social, consulti e via dicendo. Non abbiamo bisogno di tifoserie. Abbiamo bisogno di due cose che non sempre stanno insieme, di grande umanità e di grande razionalità. Umanità negli aiuti e razionalità nel cercare di trovare spazi di dialogo, che per un cittadino significa mobilitarsi per spingere i propri governi a lavorare per spazi di dialogo. Che vuol dire per esempio spingere l'Unione Europea ad avere un ruolo proprio, non un ruolo di coda rispetto alle scelte statunitensi. Perché certo, se si mandano le armi si può pensare che aumenti la resistenza ucraina all'invasione russa, dure un po' di più per che cosa? Altre vittime, altre morti, perché c'è qualcuno che pensa che si possa ribaltare l'andamento della guerra. E quanti morti dobbiamo contare? E mi rivolgo anche ai capi di Stato, ai politici nostri, in questo caso quelli italiani. Avete avuto la faccia tosta di celebrare in tutti i vostri messaggi Gino Strada. No? Ne avete parlato come un eroe, un amico, e alla prima prova concreta fatto esattamente il contrario di quello che lui ha detto per decenni e decenni. Armi chiamano armi, le armi non risolvono assolutamente nulla. Ecco, noi dovremmo essere anche coscienza critica. Ecco, e noi dobbiamo far sentire questo peso della società civile
al mondo politico e dobbiamo portare in giro queste testimonianze che ci arrivano dall'Ucraina, dalla Russia, dove ci sono persone che come noi, ma con molti maggiori rischi, si battono per una soluzione pacifica.